Se questi segni ti voltano le spalle, allora li hai persi per sempre. Sono dei segni che spesso e volentieri perdonano, nel senso che capiscono che le persone possono commettere degli errori ed è proprio un punto a loro favore questo, perché sono effettivamente comprensive e soprattutto sanno che anche loro commettono degli errori, quindi riescono a immedesimarsi negli altri e perdonano. Ma se raggiungete un limite, che oserei dire essere il punto di non ritorno, state certi che vedrete soltanto la loro schiena, perché quando vi girano le spalle, loro non vi perdoneranno mai e poi mai. Partiamo dal quarto posto e troviamo il segno del Capricorno. Per chi non lo sapesse, lo spirito decisionale del Capricorno, quando decise di fare una scelta in modo definitivo, è credo il più definitivo che esiste, scusate il gioco di parole, ma è letteralmente un qualcosa di irreversibile. Il Capricorno non è una persona che quando parla decide di dare aria alla bocca o di parlare a sproposito. Sicuramente sta spendendo energia per formulare quel discorso, tanto più anche quando vuole ascoltare qualcuno. Se gli stai dicendo cose sensate, lui ti ascolta volentieri. Se invece spari cose a vanvera, non ti caga. E ovviamente, se lo tradisci nella vita o se commetti degli sgarri che possono mettere, diciamo, in discussione la fiducia che lui ha nei tuoi confronti, stai tranquillo che vedrai soltanto il suo fondo schiena, ma nemmeno. Probabilmente in lontananza vedrai le sue spalle, perché saranno talmente grosse che ti faranno ombra e non potrai mai più vederlo in faccia. Passando al gradino più basso del podio, cioè al terzo posto, abbiamo il segno del Toro. Allora, anche il Toro, bisogna dire che è un segno di terra e da tale rispetta i canoni decisionali che ha il Capricorno. Ed infatti entrambi condividono proprio il loro saper fare delle scelte e di non tirarsi indietro dopo averle fatte. È una persona anch'essa molto decisa, una persona che quando decide che nella vita certe persone devono andarsene a quel paese, là devono rimanere. E fondamentalmente il segno del Toro è una persona leale, quindi la lealtà è quello che è alla base dei rapporti che instaura con le persone, ma quando quest'ultima viene a mancare, allora lì sì che inizierà probabilmente a pensare che non potrai più far parte della sua vita e ti girerà le spalle, e anche in questo caso te le girerà per sempre. Nel secondo gradino più basso del podio, cioè al secondo posto, troviamo lo Scorpione. Anche questo segno è molto leale, ma a differenza dei precedenti è un segno d'acqua, quindi agisce anche spesso di istinto. La differenza infatti sostanziale tra la reazione che potrebbero avere i segni di terra da quelli d'acqua è che quelli di terra ragionano in modo molto più pragmatico e ragionato, appunto, mentre quello d'acqua lo fa istintivamente, non lasciandoti nemmeno il tempo di metabolizzare quello che appunto vivrai dopo che ti girerà le spalle, perché potrebbe risultare un po' crudele. Lo Scorpione infatti ha la nomea di essere un pochino stronzetto all'interno dell'astrologia, ma lungi da lui voler rimarcare questo suo lato. Molto semplicemente è una persona che, se viene a mancare la fedeltà nei suoi confronti o semplicemente ti comporti come un infame, lo Scorpione non ha spazio, neanche un secondo, da dedicare a voi. Ed è proprio questo il motivo per cui la sua schiena diventerà probabilmente la visione più bella che potreste avere della sua vita, perché tanto non lo vedrete mai più in faccia. Ma al primo posto, il segno che quando vi gira le spalle è perché non vi vorrà mai più vedere nella sua vita, è la Vergine. Questo è un altro segno di terra. Quindi, come avete ben potuto constatare, la triade terrena si è aggiudicata questa classifica e io credo che sia abbastanza scontato. L'elemento terreno è quello che caratterizza proprio la persona che, quando si lega a qualcuno, quando crea, instaura dei legami, devono essere fondati con delle radici molto ben radicate, capillari all'interno del terreno, che anche se da fuori non si nota granché rapporto, sotto, soltanto tra di voi, si sa che legame è che vi lega. E effettivamente la Vergine dà tutta se stessa quando ama qualcuno o anche quando decide di aprirsi con qualcuno in amicizia. Ma questo donarsi non significa che diventa una stupida e non significa che diventa una persona sfruttabile. La Vergine è molto intelligente, è molto attenta. È difficile che una persona riesca a fregarla o a fargli credere fischi per fiaschi. Quando infatti annusa nell'aria che qualcuno tende a volerla fregare o tende a voler semplicemente a prendersi gioco di lei, inizia in modo abbastanza pragmatico, quindi non lo dà a vedere. Inizia a studiare l'atteggiamento della persona, inizia a vedere se effettivamente sta bramando qualcosa alle sue spalle e quindi aspetta il suo passo falso. E se casomai dovesse scoprire che il passo falso lo hai commesso, allora lì
non vedrai mai più la Vergine nella tua vita. Ma non lei come persona della Vergine, tutte le Vergini, perché si crea una coalizione universale quasi. Mi scappa da ridere perché, ragazzi, è così, le Vergini sono effettivamente un movimento unico astrologico, si capiscono fra di loro. E effettivamente, se tu hai fatto male a una Vergine in passato, non potrai mai più averne una in futuro. Hai perso proprio un segno tra le 12 possibilità che hai dei segni zodiacali. Quindi fate molta attenzione con questo segno. Game over. Questa è la parola, anzi sono le due parole che è giusto dire a fine di questo video, perché non li vedrete mai più questi segni dello zodiaco se li tradite, se li infamate o se agite male nei loro confronti, in qualche modo fate i furbi. Quindi ragazzi, state attenti, cerchiamo di non fregare nessuno, di risultare persone sempre per bene che non vogliono effettivamente diventare opportuniste per nessun modo, in nessun genere di situazione. E nulla raga, vi voglio bene, Ale vi saluta e vi raccomando a tutti di bere acqua, e lo so che sono ripetitivo, ma sono del cancro e ci tengo anche alla vostra salute, perché io in primis sto patendo questo caldo e cerco di ricordarmi di bere quanta più acqua possibile per non sbattere. Niente raga, ciao.